Una donna anche alla guida di una regione come quella della Sardegna e un commento. Beh, naturalmente come centrosinistra non possiamo che essere soddisfatti e contenti di questo risultato, che è un risultato di territorio, ma è un risultato politico e che dimostra che questa destra centro è assolutamente battibile in questo paese, a partire dai territori e a partire dalle regioni come la Sardegna. L'equivalenza a livello nazionale, questa vittoria è l'inizio di un percorso comune? Indubbiamente è un inizio di un percorso comune, peraltro già iniziata in Parlamento, penso alla battaglia sul salario minimo, a quella sulla difesa della sanità pubblica, e certamente è un inizio serio sulle regionali, quindi come dire, si apre un tavolo di confronto vero rispetto anche alle possibilità di governare sui territori, quindi naturalmente siamo fiduciosi che questo cammino possa essere costruttivo nell'interesse degli italiani e delle italiane, che evidentemente non sono contenti di come sta governando questa destra, né nelle regioni in cui ha governato 5 anni, come nel caso della Sardegna, né a livello nazionale. Schlein ha superato l'esame? Beh, direi proprio di sì, siamo il primo partito, il Partito Democratico è il primo partito. Campo giusto o campo largo? Perché Conte l'ha definito campo giusto. A me piace di più campo progressista. Si riapre la partita anche in Abruzzo, prevede insomma un voto magari sulla scelta delle regionali in Sardegna? Ma allora, nelle regionali dobbiamo essere sinceri, i presidenti uscenti sono sempre più forti perché hanno governato 5 anni, dopodiché io sono comunque ottimista del fatto che intanto si è costruito un percorso che ha visto insieme anche in Abruzzo tutta la coalizione, quindi sono certa che faranno del loro meglio. Naturalmente è sempre difficile, ogni competizione è a sé, ma senza dubbio è stato fatto un passaggio in avanti per costruire e ricostruire un campo progressista di centrosinistra in questo paese, e quindi sono molto molto contenta. Calenda e Renzi possono farne parte come in Abruzzo anche a livello nazionale? Dipende da loro.